Amici knitter, amiche knitter, buongiorno! Sono già in partenza e ho una faccia super sbattuta perché sono le 6 di mattina e voi sapete quanto ami svegliarmi presto. Comunque oggi andiamo a Bologna a presentare questo maglioncino di cui si intravede un pezzettino e domani sarò a Parma, quindi 2 giorni, 2 workshop, 2 gruppi di persone entusiaste. Io sono contentissima, anche perché sono tra le persone più entusiaste di tutti. D'altro canto andiamo a Bologna e Parma, voglio dire, non vedo l'ora di presentare i modelli e di rivedere le mie amiche. Sono sul treno e approfitto di dirvi una cosa che volevo già dirvi l'altra volta. Quest'anno ho deciso che viaggerò solo con la mia tazza piena o di tè o di acqua e quindi non comprerò le bottigliette di plastica. Un piccolo, piccolissimo passo, do il mio contributo per una scelta più ecologica, per l'ambiente. Allora, direi che sono arrivata già tipo 2 ore fa. Non ho avuto un momento per filmare perché mi hanno spremuto già come un limone. E sono già, hanno già finito il campione, stanno aggredendo come delle pazze il maglione. Guardate che meraviglia! Guardate come lavorano, come delle piccole api operose. Adesso andiamo a curiosare. Ho trovato un intruso. Qua. Chi è? Chi è che l'ha portato? Uncinetto. L'anarchia. Io sono il capo qua dentro, quindi lo posso fare. Non posso neanche dire niente, quindi. Allora, Cristina ci ha appena raccontato che partecipa, il Caffè dei Gomitoli, partecipa all'iniziativa Viva Vittoria a Bologna. E quindi hanno bisogno di quadrati fatti in tutte le tecniche: forcella, uncinetto tunisino, maglia di 50x50 per ricoprire una piazza a marzo o ad aprile. Questo non mi ricordo, però magari se chiedete al Caffè dei Gomitoli ve lo sanno dire meglio. E quindi ci hanno fatto vedere già alcuni campioni e questo qua è davvero molto carino, mi dispiace. O però insomma vedete, possono essere anche molto più semplici. Quindi per chi volesse partecipare, sappiate che il Caffè dei Gomitoli a Bologna raccoglie questi quadratoni 50x50 e poi verranno fatte delle coperte la cui vendita sarà destinata a le donne che hanno subito violenza e anche ai loro bambini. Abbiamo mangiato. Allora, questo video è praticamente brevissimo. Brevissimo perché mi hanno fatto parlare di argomenti pazzeschi. Abbiamo parlato della community della maglia, di cosa fare per migliorarla, di come ci possiamo impegnare tutti quanti perché sia una cosa sempre più bella e godibile per tutti, e quindi non ho filmato praticamente niente. Ma adesso gli zuccheri sono alti.
E quindi è il momento della rubrica più desiderata, le cose che fanno felice una designer. Non è vero? Cominciamo da questo tavolo dove ci sono delle anarchiche. Però c'è anche qualcuno che mi darà soddisfazione. O forse no. Molto bene, cominciamo bene. Non ha niente. Perfetto, passiamo avanti. Vergogna su di voi. Vergogna su di voi. Andiamo avanti. Datemi soddisfazione, donne. Dana, cominciamo da te. Vergogna su di te. Fate troppa confusione, non sento niente. Allora, andiamo avanti. Di chi è questo scialle meraviglioso? Daniela. Di Daniela. È Bubusette. Bubusette te. Va, che roba. Allora, già un punto con questo. Sei con me. Anche un altro. Hai anche un altro. E questo che cos'è? Yamdrok. Hai due punti, per adesso sei in testa. Guarda. Inizi oggi. Come ho sempre detto, non è una scusa. Allora, proseguiamo. Invece qua c'è la ciccia, no, vero? C'è la ciccia. Vai, tira fuori tutto quello che hai. No, una meraviglia. Ah, che be... Firn. Magnifico. Ottimo. E uno. Uno. Ricordiamo che i maglioni valgono doppio. Vis-à-vis. A tre siamo. Corpo, ma che bello. Bellissimo. Bellissimo. Oh, Wind Rose, bellissimo. Siamo già a quattro. Magnifico. Guardala, guardala, tira fuori tutto. Magnifico, Blue Poppy. A che, quando siamo arrivati? A 5, 5, giusto? Perfetto, ottimo. Vai. È una produzione incredibile. Questa è opala. Opala, opala, siamo a 7, signori. Basterà, no? Adesso salvati per le prossime volte. No, cosa mai? No. Il calzino stupidino vale un altro punto, quindi 6 a 8. Difficilmente ti batteranno. Avanti. Abbiamo un interrotto. Due punti, sei contenta? Molto bene. Qua provochi. Allora, abbiamo Sorbole. Due punti. E poi? Vabbè, insomma, due è buono. E va, come ho detto, non vale. Ecco, andiamo avanti. Allora, qui di nuovo c'è un angolo, un angolino della vergogna. Però invece qui abbiamo uno Yamdrok. Un punto più Poppy. Blue Poppy. Due. Due, magnifico. Ottimo, bravo, sei contenta. Molto. Anche qui so che avrò soddisfazione. Qua ci sarà una bella lotta, oggi. Mi sa che abbiamo una borsa. Abbiamo tre libri. Allora, quest'anno purtroppo non posso dare i voti per i libri. Mi dispiace, perfetto, ma non fa niente. Questo c'è, ma non si può vedere. Questo c'è, non si può vedere, e io so anche che cos'è. Sì. Sì, allora due punti. Allora, diciamolo, per chi non lo sa, è un test. È un test, per questo non si può vedere. E ha occultato molto bene. Poi c'è un Sorbole. Questo si può vedere. Molto bene, due punti. Questo è un altro test che si vedrà. Siamo già a sei punti. Questo è quello che si vedrà domani, che non possiamo svelare. Questo è un altro test che la prossima settimana sarà. Vabbè, allora però solo uno. Siamo a sette. Questo è un altro test. Un altro test e abbiamo, siamo a nove. Questo è un altro test che sarà bellissimo. 11 e questo vabbè. 12, bravissima. Allora, abbiamo deciso che uno lo facciamo vedere, sì, perché tanto domani sarà svelato, sì, e quindi lo possiamo far vedere. Ah, quello che domani sarà da tutto. Bellissimo. E questo è Subit. Sì. Fantastico. No, oh, avevo dimenticato di registrare. Facciamo di nuovo. Il tuo premio. Oh, oh, la sfida. Dobbiamo insignire di un premio un'altra persona.
Allora, mia cara, tieni, questo è il premio per te. Oh, che sorpresa. Molto bene, anche oggi. Insomma, sono state bravissime. Anche questa volta ho dato due premi. Mi manderanno sul lastrico. Ero partita di darne solo uno, però erano bravissime, quindi ho dovuto darne due per forza. Per forza, è vero. Stiamo studiando come fare la foto e il filmato e c'è Dana che dirige i lavori. Il workshop è finito. Non è vero! Anarchia come sempre. Comunque a Bologna sono abituata, in ogni caso. Non ce ne andiamo, se non ne fai. È un saluto finale assurdo, ma comunque lo continuiamo. Nessuno mi abbatterà, comunque. Sono state molto brave, anche se questo video è durato veramente pochissimo perché mi hanno massacrato oggi. Non so se vedete la faccia. Noi ci vediamo al prossimo workshop e vi salutiamo. Sferruzzate più che potete. Ciao! Sono a Parma. Guardate che meraviglia. Il video è un po' scuretto, però pensate che è veramente buio. Bellissimo. Wow! Amici knitter, amiche knitter, eccomi a Parma! Sto buttando via una scovazzina e oggi lavoreremo questo bellissimo maglione che vi farò vedere dopo, perché credo che ieri non vi ho fatto vedere il maglione che stavamo lavorando, vero? Effettivamente non credo. Oggi invece sì. E ci troviamo qui a Parma, sono già arrivate un po' che e aiutiamo a scegliere le lane. Neanche arrivata e guardate che cosa mi ha fatto trovare Alice, perché ha paura che muoio di fame per via di mio figlio che mangia gli insetti. Stanno arrivando a frotte, mi hanno bloccato, il mio caffè arriverà tra un poco, c'è l'ombra del telefonino sulla faccia, però ammetterete che questi colori mi stanno meglio di ieri, perché purtroppo l'arancione non è il mio colore. Comunque ho pensato che vi farò vedere anche il maglione di ieri, perché ieri non ve l'ho fatto vedere, quindi dopodiché faremo questa cosa. Sono arrivate tutte, o quasi, manca ancora qualcuna, e stanno autonomamente facendo il campione. Io vorrei dire che è una cosa rarissima. È arrivato il mio caffè.
ve lo faccio vedere adesso perché me lo sono messo per mostrarlo alle ragazze di Parma. Ieri a Bologna abbiamo lavorato a sé, così mi hanno detto che si dice a sé, cioè abbastanza, e c'ha questo bellissimo motivo. Mi hanno corretto, mi hanno detto a sé, giusto? Perfetto. E allora vi faccio vedere anche il maglione che stiamo lavorando oggi a Parma, che si chiama Subit. Ma quanto è bello, adesso sembra enorme così. Ma è perché oversize, qua è tutto vuoto, eh? Qua è tutto vuoto. È bellissimo, riprese da sole non rende tantissimo, ma lo vedrete su Ravelry tra un pochino. Per intanto lo lavorano solo le ragazze di Parma. È arrivata l'ora di pranzo e andiamo a mangiare. Loro quasi quasi non vogliono mollare, guardale, c'è da convincerle. C'è anche una luce che ci spara flash. Abbiamo finito di mangiare, gli zuccheri sono alti nel sangue. È il momento della rubrica preferita. Guarda come sono silenziose, vivono nel terrore, perché lo sanno che adesso c'è la rubrica più desiderata, le cose che fanno felice la designer. Vediamo a chi andrà il premio oggi, o i premi come ieri. Io ho alte aspettative, lo dico, altissime. Cominciamo da questo angolo, dove c'è qualcuno che ha partecipato a molteplici workshop ma non ha portato nulla. Invece qua vicino abbiamo e voilà, opala, molto bene, è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Due punti, sei contenta? E questo non mi ricordo più come si chiama. Benissimo, questo è una cosa che mi fa molto felice. Con i nomi. Allora, così messo tutto quanto con la... Allora, one. Ah, ho capito che cos'è, ho visto il punto dell'altro. Quell'altro è Buvette. Brava. Buvette. E quindi questo. Bene, mettilo giù, tira su quell'altro. Questo è un lenzuolo. Molto bene. E Buvette. Esatto. Molto bello. E siamo a 4. Sempre con l'XL. Certo. Se non XXL. Certo. Hai qualcosa d'altro? No, vale. Vabbè, sei 4 punti, sei contenta. Non possiamo far vedere, quindi va benissimo 4 punti. Ok, benissimo. Se può essere. Hai portato i libri. Sì, certo. Quest'anno non valgono. Bene. Sorpresa! Vabbè, non fa niente. Andiamo avanti. Che avremo soddisfazione. Allora, confesso che non mi ricordo come si chiama. Kickball dance. Kickball dance. Ok. Quello non conta. Quello non conta. No, non conta. Ahimè, non conta. Poi. E siamo a uno, eh. Poi. Ailo. Fantastico. E siamo a 3 punti. È bellissimo, Ailo. Bellissimo. Abbiamo luce, bellissimo, siamo a 5. Basta, guardala. Basta. E poi abbiamo Giringiringiraya, quindi ecco anche la 9. Basta. Si contenta. Ah. E vabbè, però non è giusto perché è una che fa e non guarda. E fa meno fatica. Metà no, non si può, è oramai è alta. Abbiamo un Ailo. Ailo. Magnifico. Poi, abbiamo due. Sto facendo Vanno Sospiro. Non so se vale mezzo. 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 Due e mezzo. Libri non valgono. No, non valgono stavolta. Però lo scialle. Berlin. Quindi siamo a 3,5. Va bene. Molto bene. Così. Grazie. Continuiamo. Allora. Vai. Scatenati. Io c'ho
Badaluk, siamo già due. Molto bello, piace molto. Ma questo qua non è un attenuante, cioè non è una cosa che favorisce o sfavorisce. Vale. Che bello. Ma che meraviglia. Siamo già quattro. Caspita. E poi c'è questo l'avete già visto. Non dovevi dirlo. Ok, perfetto. E beh, caspita, siamo a sei, eh. Però notevole, molto bene. Valgono le foto. Certo che valgono le foto. Le foto della mia mamma, quindi. E certo, vale tutto. Le foto della mia mamma. Non ti preoccupare della memoria del mio cellulare che si sta scaricando e riempiendo. Oh, questo che è il sommacco head. Sommacco head, quindi siamo già a 7. Però. Hai visto la Cristina? Hai capito? 8! Molto bene, bravissima. E allora? Allora, questo è, non mi ricordo il nome. Non mi ricordi il nome? Il cappellino. Ah, allora, questo è uno vintage, potremmo dire. Ho capito, non mi ricordo il nome. Eggnoghino, è vero, con eggnog. Quindi uno e uno, due. Ok, e qua c'è un opala che è definito. Opala, abbiamo altri due e quindi quattro. Sei contenta? E caspita. So qui sorvoleremo. Siamo nuove. Allora vorrei dirvi che non è, non vale. Brava, vedo che hai studiato. Non vale. Sei pronta? Cosa abbiamo? Hydrangea. Bellissimo, bellissimo. Hai un punto. È solo quello perché gli altri due punti sono rimasti in macchina. Va bene. Però ci fidiamo. Vado a piangere. Però ci fidiamo. Assolutamente no. Assolutamente no. Abbiamo Ailo, benissimo, due punti. E poi c'ho due gemelli a casa. Che meraviglia. Anche questa non è un attenuante. E questo, e va bene, ma insomma è andata bene. È il momento della premiazione. Sei una delle due premiate di oggi, cara Corinna. Ecco qui il premio. Oh! Non sento gli odi di stupore. Cara Cristina, tu sei l'altra premiata di oggi. Guarda, lo metto qui. E voilà. Oh! E quando qualcuno dovrebbe dire che invidia. Workshop è quasi finito e loro stanno ancora lavorando, ma adesso guarderemo i progressi della giornata. Sono estremamente seccata perché il corso è finito e sono scappate tutte e io mi sono dimenticata di far fare il saluto. Ciao! Ciao! Siamo quattro gatti restati, non è con la stessa pregnanza, capite? Quindi qua a
Parma sono venute, mi hanno spremuto come un limone, mi hanno fatto parlare tipo 80 ore, mi hanno carpito segreti che solo loro sanno, e questa è la verità, per colpa di qualcuno. E quindi in realtà alla fine mi hanno confuso le idee e le cose sono andate così. Lo faremo la prossima volta. Nel frattempo io vi rimando al prossimo workshop e sferruzzate più che potete. Ciao!